Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Siete pronti per la merenda? E allora oggi prepariamo un ciambellone bicolore con una granella di zucchero sopra, deliziosissima. Ho fatto questa ricetta sperimentandola qualche settimana fa. Ha riscosso così tanto successo che allora la prepariamo anche qui. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di farina 00. Sì, lo so, sembrano tanti, ma perché viene fuori proprio un bel ciambellone grande. 300 g di zucchero, 250 g di burro, la scorza grattugiata di un limone, una bustina di lievito, 100 g di fecola, 150 g di latte, 150 g di uova. A me sono venute all'incirca 3 uova. Ci serviranno poi anche 40 g di cacao in polvere. Vi consiglio, visto e considerato che andremo a dividere poi in due parti uguali il composto ottenuto, di andare a pesare la ciotola dove andrete a lavorare il composto. Il forno si sta preriscaldando a 180 gradi, quindi mettiamoci subito a preparare il nostro ciambellone. Vorrei precisare che questo ciambellone è così semplice che potete lavorarlo anche in una ciotola con un cucchiaio di legno. Ma vista la mia pigrizia di oggi, lo lavorerò nella planetaria, così fa tutto lei e otterrò solamente il composto finale da mettere nello stampo. Iniziamo dalle uova, aggiungendo le uova nella planetaria. E lo zucchero. E la scorza grattugiata di un limone. Aggiungiamola all'interno. Chiudiamo la macchina. E iniziamo a far mescolare tutti gli ingredienti. Sempre con la macchina in movimento andiamo ad aggiungere il latte. In questa ciotola sono da setacciare la farina, la fecola e il lievito. Già setacciati con un setaccio piccolino andiamo a dare una mescolata ora. E sempre con la macchina in movimento andiamo ad aggiungere il composto secco al composto liquido. Un'ultima mescolata, qualche secondo e spengo la macchina. Ho fermato la macchina, pulito la frusta e ora andiamo a pesare il composto per ottenere il netto, che dovremo andare a dividere in due parti. Io lo divido un attimo a fuori camera e ci vediamo fra due minuti. L'impasto è stato diviso in due ciotole. In una di queste andiamo ad aggiungere il cacao. Potete sceglierlo amaro, dolce. Io in questo caso lavoro dolce. Io aggiungo questo, vado a mescolare. E nel frattempo imburrate e infarinate uno stampo. Io lo userò abbastanza grande in questa volta, se no potete anche utilizzarlo da 24-26. Munitivi di due cucchiai pressappoco uguali e andiamo ad aggiungere il composto all'interno dello stampo. Piano piano. Aggiungiamo una parte di bianco. Continuate così fino a esaurire tutti e due i composti. Per finire, una pioggia di granella di zucchero tutto attorno. Questa va in forno già caldo, 180 gradi, 30 minuti. Mi raccomando, fate sempre alla fine la prova dello stecchino. Se una volta infilato esce fuori asciutto, il vostro ciambellone sarà pronto. Io lo inforno, il mio forno è già caldo, non vedo già l'ora di mangiarne una fetta. Perché vi assicuro, è buonissimo. A dopo!
ditemi ora che non è il più bel ciambellone bicolore che abbiate mai visto. Lasciatelo raffreddare completamente prima di trasferirlo su un piatto. Io ho già una voglia di assaggiarne una fetta che non vi dico, ma mi tocca aspettare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Questa ricetta in particolar modo la dedico ad Alessia, un'amica che ha visto la ricetta, ci segue da Singapore e me l'ha chiesta. Se la rifai, aspetto le tue foto. E anche per voi, amici di Cucina con Agnese, se rifate la ricetta, aspetto le vostre foto, perché la galleria dei fatti da voi aspetta sempre e solo voi. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.